Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Caserta, ecco, prendiamo di buono sicuramente la prestazione, lo dicevi anche tu, io voglio magari perdere però con la prestazione, però oggi fa male perché ancora una volta giocare la Juve Stabia, però a vincere sono gli altri. Sì, io credo che oggi nel bene e nel male abbia fatto tutta la Juve Stabia, perché abbiamo fatto degli errori, siamo stati puniti in più di un'occasione. Poi su qualche gol qualche dubbio c'è sulla posizione regolare da parte del giocatore del Lecce. Sì, ne abbiamo parlato pure con il direttore generale Clemente Filippi. Sì, sì, però adesso io sono contento solo ed esclusivamente per, appunto, per la prestazione, perché è stata una prestazione ottima contro una squadra forte e costruita per vincere il campionato. Sicuramente noi non facciamo il campionato e non dobbiamo fare il campionato che fa il Lecce, e noi questo è lo spirito che secondo me dobbiamo tenere fino a fine campionato, perché questo è è lo spirito e la voglia che vuole il tifoso stabiese dai propri giocatori, e questo sicuramente è una cosa positiva per noi. Dobbiamo continuare così e andare avanti su questa strada, secondo me è la strada giusta, e non ripetere gli errori che abbiamo commesso in altre partite. Però se continuiamo a giocare così con questo spirito, secondo me possiamo fare un buon campionato. Possiamo dire che la mossa di Strefezza a fianco a Pavoni ha sortito gli effetti, perché la Juve Stabia nei primi 25-30 minuti ha giocato e Lecce stava lì ad aspettare, poi ecco è arrivato quello che non tutti si aspettavano, quell'errore di Branduani, ma ecco poi l'inserimento di Capice ha ristabilito un poco tutto e nei minuti finali Lecce ha sofferto. No, ma io sono contento sia del primo che del secondo tempo della prestazione della squadra. Poi l'errore non lo so, adesso dal campo non l'ho visto se c'è o meno l'errore di Branduane o meno, però io dico che al di là degli errori, perché abbiamo commesso anche errore sul secondo gol in uscita, queste sicuramente sono delle cose che bisogna migliorare, perché non possiamo, soprattutto a squadre come Lecce, regalare neanche un centimetro, perché con i giocatori che hanno in rosa, soprattutto nel reparto offensivo, ti puniscono al minimo occasione, perché oltre 3 gol, che sono già tanti, non ho visto azioni da parte del Lecce, purtroppo su errori nostri, bravura loro nel concludere, nel approfittare di questi errori, e stiamo parlando di una partita che purtroppo a mio avviso ha fatto tutto la Juve Stabia, sia nel bene che nel male. Però adesso bisogna pensare subito alla prossima, pensare e ripartire da questa prestazione, non dal risultato sicuramente, ma dalla prestazione è la cosa importante. Ecco, come hai visto i ragazzi dopo questa partita? Perché te l'ho chiesto dopo Bicesi e avevi detto qualcosa, ma adesso l'impressione tua qual è? Psicologicamente sono a terra oppure sono consapevoli di aver fatto un'ottima prestazione? Ma guarda, la cosa importante è quando finisce una partita vedere i ragazzi quasi con le lacrime agli occhi, perché quando spendi tanto e ottieni zero ti fa male, però nello stesso tempo c'è la consapevolezza di aver fatto una grande partita contro una grande squadra. Questo era il segnale che dovevamo dare a noi stessi prima di tutto e poi al tifoso stabiese, perché dopo la non prestazione di Bisceglie si aspettava una risposta, e ci aspettavamo tutti una risposta, ognuno doveva dare quel qualcosa in più che non ha dato a Bisceglie, questo c'è stato. Purtroppo, ripeto, il risultato non è stato quello che tutti volevamo, perché alla fine, se non ricordo male, Morero ha avuto non è arrivato all'ultimo. Purtroppo col difensore avversario che gli ha fatto muso. Sì, ma c'è stata anche prima di questa, c'è stata una palla messa in mezzo che non è arrivato per pochissimo Moreno. Io credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che ha creato la Juve Stabia, ripeto, però purtroppo dobbiamo prendere di buono la prestazione. I ragazzi sono felicissimi per la prestazione, i complimenti vanno ai ragazzi, io quando c'è da bastonarli li bastono. Quando dico che a Bisceglie abbiamo fatto ridere, in primis io e poi i ragazzi, oggi dico che ai ragazzi io faccio i complimenti per la prestazione, perché continuando così faremo un buon campionato. Quindi io quando c'è da bastonare li bastono, quando c'è da fargli i complimenti li faccio, perché quando danno tutto
nessuno gli può dire niente, io non mi sento solo di fargli complimenti. Dopo una prestazione del genere si può pensare magari al discorso Sicula Leonzi, una squadra abbordabile, e magari sbagliare l'approccio a questa gara? Non ci dobbiamo neanche, non dobbiamo neanche pensare a questo, i bonus sono finiti. Noi dobbiamo pensare che i bonus sono finiti per tutti, prima per me e poi per i ragazzi. Noi dobbiamo pensare a fare il risultato e cercare di fare, anche se non è facile fare le prestazioni che abbiamo fatto oggi, però cercare di fare la prestazione che abbiamo fatto oggi con tutte le squadre, perché dall'altra parte non troverai sempre il Lecce che alla minima occasione ti punisce. Se tu fai queste prestazioni dobbiamo andare sia con la Sicura che con tutte le altre squadre a fare sia in casa che fuori casa e fare quello che abbiamo fatto oggi. Io credo che così riusciremo a fare prima possibile i punti che servono per tirarci fuori dalla zona calda e poi pensare ad altro, però al momento dobbiamo pensare solo a tirarci fuori prima possibile dalle zone che non voglio neanche pensare, voglio pensare di fare un campionato, un campionato dignitoso, e con queste prestazioni secondo me arriveranno i risultati.